Come si gioca a Flesh and Blood? Il regolamento sarà difficile da comprendere? E quanto tempo impiegherò per iniziare a sferrare i primi fendenti nell'arena? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro primo appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo, dove andremo a trattare uno dei giochi di carte collezionabili che sta conquistando una grossa fetta di appassionati in tutto il mondo. Nella puntata odierna, infatti, scopriremo come imparare a giocare a Flesh and Blood in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Flesh and Blood è il gioco di carte collezionabili della Legend Story Studios, azienda che si impegna in prima persona a promuovere il gioco in giro per il globo, dove due eroi si sfideranno in un duello all'ultimo sangue. In ogni partita inizierete con un eroe, al quale potrete equipaggiare armi ed armatura, ed attraverso l'utilizzo di azioni e reazioni cercherete di attaccare l'avversario, mentre quest'ultimo tenterà di difendersi e viceversa con il susseguirsi dei turni di gioco. Ma come funziona realmente? E quali sono le dinamiche che lo muovono? Scopriamolo più nel dettaglio! Ogni giocatore ad inizio partita indosserà le vesti del suo eroe e quest'ultimo rappresenterà il pilastro portante di ogni match che disputerà di Flesh and Blood. Quindi attaccherete, difenderete e giocherete qualsiasi carta come se foste il vostro eroe in persona. Ogni eroe avrà una classe ed una tipologia. La classe indicherà che razza di combattente sarà, ad esempio un guerriero, un ninja, un bruto o un guardiano, per citarne solo alcuni, mentre la tipologia indicherà che tipo di carte o di armi il vostro eroe potrà utilizzare. Ad esempio, le armi del ninja potranno essere utilizzate esclusivamente da eroi di classe ninja. Ci saranno anche versioni di eroi in giovane età, che avranno lo stesso effetto delle versioni adulte, ma con meno punti vita. Questi ultimi verranno utilizzati in un formato di gioco chiamato Blitz, che tratteremo in un prossimo video assieme al Classic Constructed. Nella zona bassa della carta, a seconda dell'eroe che sceglierete di interpretare, avrete un rispettivo ammontare di punti vita sulla destra, rappresentati da un'icona verde. Quando il vostro eroe subirà danni, esso perderà punti vita pari al danno ricevuto. Se uno dei due eroi arriverà ad azzerare la vita dell'avversario, vincerà la partita. Durante un match potrete recuperare vita superando il valore massimo riportato sulla carta, e di conseguenza quest'ultimo non rappresenterà un limite massimo oltre il quale non sarà possibile andare. Sulla parte sinistra, invece, troverete l'intelletto rappresentato da un'icona blu. Ogni combattente inizierà la partita con un numero di carte pari al valore dell'intelletto. L'intelletto, come per la vita, non rappresenterà un limite di carte massimo o minimo che un giocatore potrà avere in mano durante una partita, e di conseguenza potrete avere più carte in mano rispetto al vostro valore di intelligenza. In più, solo ed esclusivamente nel primo turno di gioco, ogni eroe potrà pescare carte fino ad avere la mano piena. Potrete sfruttare al meglio quindi questa regola per giocare carte offensive o difensive, per danneggiare o difendervi dal vostro avversario, per massimizzare gli effetti benefici di questa dinamica di gioco. Dopo aver visto le caratteristiche dell'eroe, passiamo ora al suo equipaggiamento, che gli tornerà piuttosto utile una volta che scenderà in campo per affrontare il combattimento. Il vostro eroe avrà a disposizione già da inizio partita il proprio equipaggiamento, che sarà composto da elmo, busto, braccia, gambe e le proprie armi, che potranno essere ad una mano o a due mani. A seconda della tipologia, il vostro eroe combatterà nell'arena con una o con due armi in suo possesso. L'equipaggiamento sarà diviso in due tipologie, generico o specifico per la classe dell'eroe. Ad esempio, la Downblade, per fare un nome tra tutti, potrà essere utilizzata solo dal guerriero.
L'armatura, le armi e il vostro eroe non verranno mai mescolati nel mazzo ed inizieranno ogni partita già sul terreno di gioco. Notate bene che durante un match non potrete in alcun modo cambiare eroe ed equipaggiamento. Ed ora, dopo aver visto di cosa necessita l'eroe e come quest'ultimo si comporterà una volta sceso in campo, scopriamo assieme come giocare una carta. La prima cosa che bisognerà tenere a mente saranno i punti azione e le risorse. Procedendo in ordine, ogni combattente inizierà il suo turno con un punto azione e potrà giocare una qualsiasi carta azione dalla propria mano, spendendo così il suo punto azione. Se si giocherà una carta con Go Again, si potrà ottenere un secondo punto azione e di conseguenza giocare una seconda carta. Ciò vi permetterà di potenziare o intensificare gli attacchi ai danni del vostro avversario. Inoltre avrete bisogno di risorse per utilizzare una carta azione. Diverse carte avranno il numero di risorse di cui avranno bisogno per essere giocate in alto a destra. Anche alcuni elementi di equipaggiamento avranno bisogno di risorse per innescare i propri effetti. Per ottenere risorse dovrete picciare una o più carte dalla vostra mano nella zona del campo chiamata pitch, ed il numero di pallini rossi che una carta avrà sull'icona in alto a sinistra forniranno un numero pari di risorse che potranno essere utilizzate fino alla fine del vostro turno. Per aiutarvi nel colpo d'occhio ci sarà una fascia di tre colori diversi. La rossa fornirà una sola risorsa, la gialla due risorse e la blu tre. Ogni risorsa in eccesso che non avrete speso per attaccare o difendervi resterà nella vostra riserva fino alla fine del turno. Come già accennato, potrete picciare anche più di una carta per pagare il costo di un'azione o una reazione sommando il loro valore di pitch. Tecnicamente parlando, come da regolamento, dovrete come prima cosa giocare una carta, per poi picciare dalla vostra mano accumulando le risorse che vi saranno utili per soddisfare il costo della carta che avrete giocato. Ora, dopo aver compreso come usufruire degli elementi del deck a vostra disposizione, andiamo a scoprire quali saranno i vari tipi di carte che potrete trovare in Flesh and Blood. In FAB, molte carte nel vostro mazzo potranno essere giocate per generare risorse, attaccare o difendersi dai colpi d'arma, di azioni o reazioni da parte del vostro avversario. Il valore di difesa di una carta potrete trovarla sull'icona dello scudo in basso a destra. Le azioni sono carte che, come già detto, necessiteranno di un punto azione per essere utilizzate, più naturalmente il loro costo di risorsa. Ricordate che avrete un solo punto azione ad inizio turno e non potrete averne un secondo o eventualmente un terzo e così via se non giocherete un'azione con Go Again. Le azioni avranno in genere un valore di attacco in basso a sinistra rappresentato dall'icona della lancia su sfondo giallo. Altre invece si limiteranno a contribuire a rafforzare la vostra strategia offensiva, migliorare la pescata o farvi guadagnare punti vita. Le Attack e Defense Reaction potranno essere utilizzate esclusivamente durante la vostra sottofase di attacco e o difesa, ne parleremo tra poco, e se sarà necessario dovrete pagarne come sempre il loro costo di risorsa per poterle giocare. Anche queste ultime potranno essere utilizzate per picciare risorse. Notate bene, le reazioni non sono azioni. Gli istantanei saranno carte che potranno essere utilizzate fin tanto che avrete punti risorsa a disposizione. Le reazioni di attacco e difesa e gli istantanei non avranno bisogno di punti azione per poter essere giocati. Tutte queste tipologie di carte, quando verranno giocate dai combattenti, faranno parte di quella che si chiama catena di combattimento. Come funziona? Vediamolo assieme. In Flesh and Blood, il fulcro dell'intero match sarà sicuramente combattere,
E per farlo dovrete servirvi della zona alta del campo di battaglia chiamata per l'appunto Combat Chain. In questa fase della partita ci sarà il giocatore attivo che cercherà di sottrarre punti vita all'avversario attaccandolo ed il difensore che avrà la possibilità di utilizzare le carte che avrà in mano per impedire al rivale di sopraffarlo. Quando chi attacca giocherà un'azione per colpire, la catena avrà inizio e si formeranno una serie di collegamenti che prenderanno il nome di Link. La catena poi terminerà non appena il giocatore attivo utilizzerà sul terreno una carta non attacco, chiudendo a sua volta anche il Link. Se e quando però l'attaccante giocherà di nuovo una carta per colpire, la catena vedrà un nuovo inizio, creando di conseguenza anche un nuovo Link. Potrebbe sembrare piuttosto complicato detto così, ma fra poco vedremo da vicino cosa sarà questo Link. Prima però volevo esplorare assieme a voi le varie fasi di un turno così da arrivarci passo dopo passo. La fase di attacco vedrà chi sta sferrando il fendente giocare una carta azione dalla sua mano, attivando le abilità della propria armatura a supporto o attraverso l'utilizzo delle proprie armi, necessitando di un punto azione o risorse sufficienti per poterle utilizzare. Quando si giocherà una carta azione come Bittering Thorns, ad esempio, potrete picciare Headjob dalla vostra mano. Avendo quest'ultima fornito 3 risorse, Bittering ne utilizzerà una per essere innescata, lasciandovi in riserva con 2 punti risorsa disponibili fino alla fine del turno. Spetterà così all'avversario rispondere o meno all'attacco entrando in fase difensiva. Quest'ultimo potrà utilizzare le carte che avrà nella sua mano o la propria armatura per bloccare l'attacco. Ogni carta con un valore di difesa potrà essere utilizzata a questo scopo, ad eccezione delle reazioni di difesa. Fra poco vedremo anche il perché, e non avranno bisogno di punti risorsa per essere giocate. Chi risponderà potrà impiegare qualsiasi carta avrà a disposizione nella mano per difendersi, ma le carte che avrà utilizzato a tale scopo non saranno più disponibili nel suo prossimo turno. Quindi se vi state difendendo, pensate anche a quando toccherà a voi attaccare, dato che se vi ritroverete con poche carte nella mano ad inizio turno, sferrare una potente stoccata ai punti vita dell'avversario risulterà piuttosto complicato. Se vorrete utilizzare l'equipaggiamento per difendervi, potrete farlo in questa fase, unendo il valore di difesa della vostra armatura assieme al valore di difesa dell'azione utilizzata per parare il colpo. Una volta passata la fase difensiva, si entrerà nella sottofase di reazione, dove solo reazioni di attacco, reazioni di difesa, incluse per entrambi i tipi, anche quelle che avrete posizionato nell'arsenale, ed istantanei potranno essere giocati. Qui chi sferra il colpo potrà utilizzare la sua reazione di attacco, come ad esempio Razor Reflex, non avendo bisogno di punti azione aggiuntivi per essere giocata, ma spendendo comunque una delle 2 risorse rimaste dal pitch di Headjob per poterla utilizzare. Chi risponde quindi avrà la possibilità di difendersi attraverso una Defense Reaction, che, attenzione, in questo caso nello specifico, avranno il loro costo di risorse che dovrà essere pagato. Per poterle utilizzare quindi dovrete prima giocarle sul campo, per poi picciare una carta dalla mano, generando così le risorse necessarie per innescare il loro effetto. Le Defense Reaction saranno leggermente più potenti in termini di valore difensivi rispetto alle azioni comuni e potranno avere effetti interessanti che forniranno un beneficio per chi le possiede. Quindi, terminata la fase principale, attacco e difesa, e la sottofase, reazione di attacco, reazione di difesa ed istantanei, si passerà al calcolo dei danni. Se la somma dei valori di attacco sarà superiore alla somma dei valori di difesa, la differenza verrà sottratta alla vita dell'eroe che avrà risposto all'offensiva. Tutti i passaggi appena descritti, ovvero le varie fasi e sottofasi con calcolo di danni annesso, faranno parte di un macro ambiente chiamato Link. Lo abbiamo accennato prima.
che una volta giunto al termine potrà fare spazio ad un ulteriore link dove altre fasi, sottofasi e calcolo dei danni avranno luogo. Ma entriamo più nel dettaglio. Se il giocatore attivo avrà la possibilità di utilizzare un secondo punto azione dopo aver giocato una carta con Go Again e avrà abbastanza punti in risorsa a propria disposizione, potrà attaccare nuovamente dando inizio ad un nuovo link. Non sarà caso raro trovare più link in una catena di combattimento durante un match, e diverse carte potranno essere utilizzate con astuzia sfruttando appieno la dinamica dei link per massimizzare i loro effetti. Quando tutte le catene ed i link saranno completati, si passerà alla fase finale del turno. Quando il vostro turno sarà terminato, potrete posizionare una delle carte che avrete ancora in mano nell'arsenale per poterla giocare in futuro creando combinazioni fatali. Le carte che saranno inserite nell'arsenale potranno solamente essere giocate e non potranno in alcun modo essere utilizzate per picciare. Inoltre, non potrete difendervi con le carte posizionate in questa zona del campo, a meno che la carta nell'arsenale non sia una reazione di difesa. Quindi assicuratevi di fare la scelta giusta una volta che deciderete di utilizzare il vostro arsenale e assicuratevi che la carta che andrete a prediligere potrà essere utilizzata al meglio in turni futuri. Dopodiché, tutte le carte utilizzate per picciare verranno posizionate in qualsiasi ordine in fondo al mazzo. Tenete presente che saranno carte che rivedrete durante la partita, ed avendo la possibilità di scegliere l'ordine, potrete sfruttare appieno questa meccanica ogni volta che ne avrete la possibilità. Toccherà dunque alle carte che si troveranno nella Combat Chain finire nel cimitero, andando poi a pescare in seguito tante carte dal mazzo quanto il valore di intelletto del vostro eroe. Infine toccherà al vostro avversario iniziare la sua fase di attacco. Inoltre in Flesh and Blood non ci sarà deck out, ovvero chi terminerà il mazzo non sarà automaticamente dichiarato sconfitto. Semplicemente il gioco continuerà e dovrete far ricorso a qualsiasi strumento residuo a vostra disposizione per riuscire a portare la vita dell'avversario a zero prima che lui lo faccia con voi. Come si è visto, questo è un gioco dalle mille sfaccettature che vi trasporterà in un mondo davvero pieno di colpi di scena, dato che per ogni partita potranno esserci letteralmente innumerevoli epiloghi. In più, per l'occasione, in descrizione vi lascerò anche il regolamento completamente tradotto in italiano a cura di Carmelo Massimo Tidona, con riadattamento a cura dell'Arcontessa, che potrà tornarvi utile per invogliare anche i nuovi combattenti che non sanno ancora che la gloria e l'immortalità li attende su Wraith. E voi vi unirete ai combattimenti e scenderete nelle numerose arene affrontando scontri all'ultimo sangue contro campioni provenienti da ogni parte del mondo? E quale eroe sceglierete per ascendere in battaglia? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.